Questo servizio è offerto da... Ciao, sono Giada, la vostra nutrizionista del web. Seguitemi sul mio nuovo blog. Mi trovate anche su Facebook. L'Internazionale dunque ha vinto anche sul piano matematico il suo scudetto. È stato uno degli episodi limpidi di questo momento del nostro calcio, la vittoria dell'Inter pienamente meritata. Vedete qui, vicino a me, sullo schermo, le scene di gioia più che legittime dei tifosi interisti. L'Inter è quindi assolutamente al sicuro, anche sul piano matematico, a due giornate dal termine. Mancano ancora due giornate al termine. Mentre continuiamo a vedere le scene di gioia dei tifosi interisti, passiamo ai risultati e poi daremo subito la linea a Gianni Vasino allo stadio Meazza di San Siro a Milano. Fiorentina batte Avellino 2-0, Bologna batte Udinese 2-1, Cagliari ed Ascoli 1-1, Milan batte Catanzaro 3-0, Internazionale e Roma 2-2, Juventus batte Perugia 3-0, Lazio e Napoli 1-1, Torino batte Pescara 2-0. Questi sono risultati finali, ripeto, per tutta la Serie A. Per la Serie B sono aggiornati ai 40esimi del secondo tempo e ve li daremo nel proseguo nel loro esito definitivo. Atalanta 3, Monza 1, Lecce 1, San Benedettese 1, Parma 2, Ternana 3, Varese 1, Cremonese 2, Venezia 0, Modena 2. Parziali ancora in Serie B, aggiornati ai 40esimi dei secondi tempi, Bari 0, Verona 0, questo risultato ci viene adesso confermato definitivo, è l'unico definitivo della B, poi ancora parziali, Brescia 2, Matera 0, Cesena 0, Pisa 1, Genoa 2, Spal 2, Lanerossi Vicenza 0, Como 0, Palermo 0, Taranto 1, Pistoiese 1, Sampdoria 1. Sono stati segnati ben 22 gol in Serie A, diciamo ben perché è un fatto non consueto. E passiamo subito la linea a Milano, a Gianni Vasino, per questo 2-2 tra Inter e Roma, che ha permesso con una dura battaglia e con una rimonta, perché la Roma era sempre andata in vantaggio, all'Inter di chiudere in pareggio e di assicurarsi anche sul piano matematico lo scudetto, quando mancano ancora due giornate da giocare. A te Gianni Vasino. È durato fino al 42esimo del secondo tempo l'incubo degli interisti, sia in campo che sugli spalti. Come vedi, siamo in mezzo ai tifosi e devo dire che si stanno comportando benissimo. Ebbene, questo incubo è finito quando Mozzini ha raggiunto il pareggio, cioè ha dato all'Inter il punto che garantisce lo scudetto dopo 9 anni dall'11esimo conquistato. È stata una partita sempre in salita per l'Inter, con una Roma ben determinata, ben quadrata. Lidl mi aveva preparato altre sorprese per i suoi nemici avversari di Milano e anche questa volta c'era riuscito. L'Inter ha subito certamente sul piano psicologico questa partita ed è stato più difficile del previsto e del prevedibile per i nerazzurri cercare di andare in rete. Ma ora pregherei la regia di dare il via alle immagini che si riferiscono certamente al primo tempo. Intanto vediamo il campo dello stadio Meazza pieno di gente ed ecco la punizione del gol. Gran botta, Bordon non trattiene, Prutto, opportunista come sempre, mette in rete, è l'1-0. L'Inter si butta in avanti, Beccalossi mette al centro dove Oriali di testa, avete visto, sorprendendo il pur bravo portiere della Roma, pareggia. E siamo ancora con un'azione della Roma, c'è Ancelotti che porta la palla in avanti, palla per Benetti che vede intervenire Turone al centro dell'area, Turone molto bravo, si sposta sulla destra e infila Bordon. È il 2-1 e incomincia per l'Inter in questo momento l'incubo. Siamo alla fine della partita, si giocano gli ultimi sgoccioli ed è Mozzini a mettere dentro con questa bordata. E qui finisce questa partita, finisce perché in quel momento tutti erano già pronti ad andare in campo, tutti erano pronti a festeggiare lo scudetto che certamente quest'Inter oggi ha dimostrato di poter meritare. Ci sono state le feste in campo, Bersellini è stato letteralmente trasportato fuori dal terreno verde da due vigili urbani, non sapeva contenere, lui sempre così freddo, l'entusiasmo per questo pareggio che vuol dire scudetto per la sua Inter. E con queste immagini di festa ti restituisco la linea a Valenti. Allora, Internazionale 39 punti, campione d'Italia, Juventus 34, Fiorentina 33, Ascoli e Milan 32,
Torino 31, Roma, Cagliari e Bologna 29, Avellino e Napoli 27, Perugia 26, Lazio 25, Udinese e Catanzaro 20, Pescara 15. Stando ai risultati del campo, perché poi c'è la nota questione delle scommesse che potrà dare degli esiti a tavolino diversi, Udinese e Catanzaro a due giornate dal termine non ce la farebbero, non ce la fanno più come punti conseguiti sul campo a raggiungere la Lazio e quindi terz'ultime Udinese e poi Catanzaro e quindi il Pescara. Vediamo adesso, dopo aver ricordato che i gol per la precisione sono stati oggi 21, un buon bottino in Serie A, passiamo al secondo collegamento, la vittoria della Juventus sul Perugia per 3-0. Una vittoria larga, quella conseguita dalla Juventus. Vedo già in linea Gino Rancati e gli cedo la parola. Buonasera, una partita lucida della Juventus nella quale Causio giocava la sua 300esima partita in Serie A, un Perugia un po' spento. Rossi ha cercato di fare qualcosa ma non è andato oltre un paio di tentativi. Direi di dare via le immagini dicendo che arbitrava Ciulli di Roma e che ha ammonito Bagni del Perugia che giocava all'ala sinistra. Le immagini cominciano con un'azione juventina dopo due minuti. Ecco che Scirea avanza, tocca a Fanna, Fanna gli ritorna la palla, Scirea entra in area tra due avversari, tira e Mancini mette in angolo. Al 21esimo c'è un'azione di Tardelli che vedete in questo momento, il quale avanza, allunga Fanna, tra poco, ecco Fanna che si mette la palla sul sinistro, tira molto bene, Mancini replica ancora e Bagni allontana il pericolo sulla destra. Al 34esimo azione dalla destra, la palla poi arriverà a Furino, ecco Furino che tira deciso, Mancini ancora para ed è Frosio ad allontanare il pericolo. La Juve insiste e la difesa del Perugia balbetta, ecco un esempio di che cosa fanno i juventini per arrivare al gol, il Perugia si salva come può. Ecco appunto questa immagine. Nel secondo tempo i bianconeri vanno in vantaggio, c'è una lunga azione, un batti e ribatti in area perugina fin quando la palla non arriva a Fanna. Non è ancora questo il momento, ecco che Fanna arriva, vedete come si destreggia bene, poi tira e sorprende sicuramente Mancini, basso sulla sinistra ed è 1-0 per la Juve. Al quinto Frosio respinge sulla linea da un calcio d'angolo quando il portiere era oramai battuto, ecco, un tiro di Bettega. Al 13esimo fa tutto tavola da solo e molto bene. Ecco il numero 10, qualcuno quando ha segnato ha detto l'avesse fatto mercoledì con l'Arsenal un gol come questo. Ecco il gol di tavola, molto bello, 2-0. Al 22esimo Furino si trova davanti al portiere, lo mettono giù, eccolo, il vecchio Furia, l'arbitro non ha esitazioni, rigore, chi lo tira? Lo tira Bettega perché ha delle mire sulla classifica dei cannonieri, nel Perugia Vittiglio poi prende il posto di De Gradi. In compenso una partita piacevole, la Juve è abbastanza sveglia, mercoledì l'impegno di Coppa Italia col Torino, ma direi che si è mossa bene e che ha vinto meritatamente. Buonasera. 1-1 fra Lazio e Napoli, che era stato definito lo scontro dei giovanissimi, essendo in campo nelle due formazioni anche dei ragazzi, come vengono chiamati. Pronto Giampiero Galeazzi. Eccomi in linea Paolo. Qui da Olimpico, la partita è finita da pochi minuti, una partita un poco divertente, del resto le squadre badavano più al risultato che a esprimersi in un bel gioco. I gol sono stati segnati tutti nel primo tempo, poi nella ripresa, salvo un palo del Napoli attraverso la Lazio, c'è stato ben poco e il pubblico non si è divertito molto, anzi ha fischiato i 22 giocatori in campo. Possiamo partire con queste immagini di questa partita, di una partita che ha visto 30.000 spettatori, arbitrata dal signor Barbaresco. È andata prima in vantaggio la Lazio con un gol di Garlaschelli, vedete la bella azione di D'Amico che va via sulla destra, finta il tiro, poi mette al centro e Garlaschelli di punta, fatto molto bene D'Amico in questa occasione, poi è stato molto facile per Garlaschelli. Ma qui è il rigore per il Napoli, l'esordiente Piccinini ha toccato di mano un traversone dell'entrante Badiani al posto di Tessera. Batte in prota, molto bello la trasformazione del giocatore napoletano, è l'1-1 ed è finita così questa partita, perché nel secondo tempo, lo vedremo tra poco, non c'è stato molto salvo questa emozione con il solito D'Amico che fa un numero, mette al centro, c'è stata una leggera
forse deviazione sulla traversa del portiere Castellini, poi l'arbitro ha dato una punizione in favore del Napoli per lo scontro tra due giocatori. Ed ecco il palo del Napoli, Musella che anticipa Budoni. Adesso la vittoria della Fiorentina ad Avellino, la Fiorentina prosegue imperterrita nella sua serie d'oro. Pronto Luigi Necco. Tu mi consentirai veramente di farti vedere i tifosi dello stadio di Avellino, perché in fondo sono loro che continuano con una respirazione bocca a bocca a tenere in vita questo campionato in coma e il calcio forse agonizzante. Ad ogni modo la partita, partono adesso le immagini da Napoli girate da Ciolo, remontate da Di Soli, la partita ha visto una Fiorentina padrona del campo e per la verità nel secondo tempo l'Avellino un tantino più deciso a vincere nonostante i grossi problemi di squadra e psicologici che aveva. Ecco, siamo già al primo gol, un corner di Antognoni e una bella testa di Desolati, Piotti spiazzato, primo gol per la Fiorentina al 15° del primo tempo. Qui c'è un'azione dell'Avellino con Claudio Pellegrini che tenta di trovare un compagno piazzato, non ne ha trovati. Il primo tempo l'Avellino ha dimostrato purtroppo che senza i suoi uomini chiave in campo non riesce ad essere quella squadra di grinta. E qui abbiamo visto il secondo gol, era Desolati che si è portato una palla per un errore di Pozza, debuttante, e poi forse anche per un intervento falloso di Cattaneo, è riuscito a mettere a segno la seconda rete della Fiorentina. Qui siamo al secondo tempo ed è una delle tre azioni dell'Avellino, avete visto, vedete De Ponti con un lungo fuori dal colpo destra e il colpo di testa di Massa che manda fuori. Che cosa è successo all'Avellino? Si è rotta la molla, è arrivata alla fine delle sue forze. In sostanza nel primo tempo per esempio De Ponti, per i famosi sospetti del calcio truffa, non ha giocato, ha giocato nel secondo tempo, ha ridato un po' di vigore alla squadra, ma ormai la squadra sente il peso di tutto quello che è successo, come lo sentiamo forse anche un po' noi, e il pubblico oggi era sui 23.000 spettatori. 2-0 per la Fiorentina, meritati, con qualche spunto per l'Avellino. Arrivederci. Il Bologna ha superato l'Udinese per 2-1, prima 1-0, poi l'Udinese ha pareggiato e poi il Bologna ha siglato il successo. Pronto Piero Pasini. Siete collegati in diretta con lo stadio di Bologna, guarda in quali condizioni sto lavorando, sono circondato da un nugolo di piccoli tifosi rosso-blu. È stata una partita modesta, certamente non esaltante, che il Bologna tuttavia ha vinto con pieno merito. Il primo gol, prego la regia di Bologna, Fausto Preti, di mandare in onda le immagini. Bimbi, per favore, lasciate un po' di spazio. Il primo gol del Bologna è stato segnato su rigore. Seguiamo l'azione, c'è un contrasto fra Savoldi e Catellani. Savoldi finisce a terra, l'arbitro Bergamo concede la massima punizione in favore del Bologna. È stato atterrato, come abbiamo visto, Savoldi. È lo stesso Savoldi che realizza così 1-0 e siamo al 17° del primo tempo. E l'Udinese pareggerà al 27° del secondo tempo con il numero 13, Pianca. Pianca che aveva sostituito Agostini. Ecco, guardate, c'è questa fuga di Vritz. Vritz ha evitato Zinetti e via Pianca ha pareggiato. Poi ecco il gol del Bologna, lo segna Zuccheri su un passaggio di Colomba. Siamo esattamente al 36° e il Bologna è definitivamente in vantaggio. Ripeto, una partita modesta che il Bologna però ha meritato. A te la linea, Paola. E adesso passiamo a Cagliari. A Cagliari, il Cagliari che era andato in vantaggio sull'Ascoli è stato poi raggiunto dal pareggio e proprio allo scadere un gol addirittura dell'Ascoli è stato annullato. Ci colleghiamo con Cagliari, pronto Giuliano Santos? Eccomi Valenti, una partita dal doppio volto, un pareggio meritato, noiosa e quasi brutta sino al 37° quando il Cagliari ha segnato, poi si è animata. All'ottavo della ripresa e possono partire le immagini, la doccia fredda del gol dell'Ascoli. Partiamo con il primo gol del Cagliari che vediamo subito, ecco Epiras che recupera la palla, la porta avanti, la dà a Quagliozzi. Ecco Quagliozzi, Selvaggi, mezza girata e Muraro è battuto. Qualche minuto prima c'era stata un'azione di Scorsa, ecco Scorsa che scende, approfitta di un'indecisione di Bruniera, tira e bravo Corti che gli era uscito incontro a deviare in angolo. Qui Epiras, un gran lavoro al centrocampo, il suo, che dà a Bruniera. Bruniera manda avanti, triangolazione con Quagliozzi. Ecco Quagliozzi che restituisce la palla al capitano del Cagliari, che prova a tirare, ma c'è Boldini sulla traiettoria e manda in angolo. Altra azione, dopo un rimpallo fa tutto Bellini, che tira ma sbaglia bersaglio.
Ora vedremo un'azione di Selvaggi che prende la palla sulla destra, si gira, tira, Muraro arriva con la punta delle dita e manda in angolo. Inutile la rincorsa di Piras. Questo è Bellini che ancora una volta fa tutto da solo. Guardate, passa la palla a Casagrande, poi per Lamagni, tiro e fuori. Il gol dell'Ascoli dovrebbe arrivare adesso. Ecco, in mischia c'è stato questo colpo di testa di Bellotto per Torisi che si gira e segna. Protestano i giocatori del Cagliari indicando il guardialine. L'arbitro andrà a consultarlo, ma convaliderà il gol.